Sono mesi, giorni, anni in cui ci sentiamo peggio, perché le crisi economiche persistenti, la guerra, il Covid, ci fanno un po' sentire un sentimento di sfiducia e di paura, anche nel modo in cui spesso viene raccontato. Questo però, questo racconto, genera anche un percepito che non sempre è aderente alla realtà. Ecco, la solidarietà che noi qui a Milano Non Profit umilmente raccontiamo scardina il percepito e cerca di arrivare al cuore della realtà. Bene, noi di questo, di sfiducia e di paura, di muri che innalziamo per questi motivi, ma dall'altra parte di azioni che abbattono questi muri, perché ben sappiamo che i muri fanno bene anzitutto a noi e ci peggiorano, ne parliamo con l'ospite di oggi, che di muri ne ha visti tanti e altrettanti è riuscito ad abbattere. Io sono Elena Inversetti e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Milano Non Profit, sempre qui insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory. Ed eccoci qua, una nuova puntata di Milano Non Profit, sempre con Giulia Barbieri, ciao, benvenuta. Ciao. E con un ospite che ci fa davvero piacere avere qui con voi, Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes. Ciao e grazie mille di avermi invitato allora. Grazie a te. Parlavamo di muri, di paure e di sfiducia, ma di azioni per contrastarli. Tu insomma sono anni che lavori su questo, lo fai insomma con una cifra che a noi piace e interessa, che è un po' quella dell'umiltà nel tuo approccio al lavoro e insomma in quello che anche nel modo di comunicare che avete. Una cosa che mi ha colpito è che spesso quando ti chiedono che cosa fai, tu dici, più che raccontare io quello che faccio, riporto le azioni, l'impatto che generiamo anche attraverso delle storie. Quindi ti chiederei subito di portarci, di condividere una storia per te emblematica che ci dia proprio ragione del tuo lavoro che fai, però che lo fai per tutti noi, perché di fatto sviluppo equo, aiuto ai diritti dell'infanzia, quindi è un lavoro presente per il futuro. Mamma mia, domanda complicatissima perché mi metti subito in estrema difficoltà. Allora, io non so se raccontare una storia nello specifico. Qualche settimana fa ci siamo incontrati in realtà in un evento in cui ho provato a portarne qualcuna di storie. Permettimi in questo momento di pensare alle storie delle persone che ho incontrato un anno fa, a settembre dello scorso anno, nel mio primo viaggio in Palestina, Israele, perché il primo pensiero che ho avuto quando c'è stata questa orribile, ovviamente, strage commessa da Hamas è stata però il pensiero di quello che sarebbe successo dopo. E il primo pensiero è corso a quelle persone con cui ho condiviso l'anno scorso forse alcuni dei momenti più drammatici o comunque più emozionanti della mia vita recente, perché ho pianto con persone che erano mie colleghe, ho sofferto con loro, ho percepito la mancanza di speranza. Io credo che quando parliamo di muri, quando parliamo di storie, alla fin fine noi non ci rendiamo conto che noi i muri li erigiamo continuamente, a volte sono fisici, io ne ho visti tanti, anche in Palestina ne ho visti tanti, tra Israele e Palestina ne ho visti tanti, spesso sono dentro il nostro cuore. E quelle persone che ho incontrato, e ricordo ancora uno degli autisti con cui stavo viaggiando tra i territori occupati e Israele, che mi diceva, quando io stavo, mentre stavo salutando un soldato di frontiera, ringraziandolo perché mi aveva restituito il documento al checkpoint, e mi dice, noi non ringraziamo le persone che uccidono i nostri figli. E quella stessa persona, pochi minuti dopo,
ragazzo giovane, bel ragazzo tra l'altro, anche molto occidentale, con una moglie giovane a sua volta, mi ha confessato che loro non avrebbero mai messo al mondo dei figli. Ora, quel tipo di esperienze per me sono in genere quelle esperienze che segnano, perché credo che tutta la mia vita, ma penso alla nostra vita, persone che lavorano in questo mondo, nel terzo settore, sono indirizzate proprio dall'altra parte, fare in modo che le persone possano avere ancora una speranza, possano in qualche maniera pensare che ne valga sempre la pena. Ecco, quando penso al nostro lavoro, penso a quel tipo di sforzo, quel tipo di impegno. E cerco, adesso tu hai detto, hai usato il termine umiltà, no? E credo che poi alla fine quello di cui parliamo sia anche questo approccio, cercare di pensare di non avere mai la soluzione in mano, di non avere una verità. Perché se portiamo anche noi le verità in giro per il mondo, non facciamo che contribuire a alzare nuovi muri. Quello che dovremmo cercare di fare è permettere alle persone di parlarsi, di dialogare e di abbassarli poco alla volta questi muri fino a farli scomparire. Molto, molto interessante e intenso. Come ti abbiamo trovato estremamente intenso e coinvolgente nel tuo intervento a Roma nell'evento Fundraising to Say che citavi poco fa, Paolo. E appunto, un po' come diceva all'inizio Elena, stiamo peggio, o almeno questo è il percepito. Sicuramente stiamo meglio, stiamo peggio. Comunque si diceva, alzare i muri non ci aiuta. Ecco, e in questo senso che cosa possiamo fare ciascuno di noi ogni giorno, anche magari tramite, insomma, la pratica del dono e con la solidarietà per non costruire questi muri, appunto, che, come dicevi tu, sono fisici, ma invece poi molto spesso sono anche nei nostri cuori. Ma io credo che alla fine, se già smettessimo di dirci che stiamo peggio, credo che porteremo a questo mondo un contributo. Io credo che poi nella vita di tutti i giorni, nella vita di ognuno di noi, ci sono giorni in cui stiamo peggio, o alcune delle nostre storie sono peggiori di quelle di altri, o peggiori di quella che potevamo vivere qualche tempo prima, ma complessivamente io non credo che stiamo peggio, innanzitutto. Quindi, forse credo che nella storia dell'umanità ci sia una percentuale di persone che tutto sommato sta bene, come mai non si era prodotta nella storia dell'umanità. Quindi il percepito è grande. Il percepito è grande. Poi ognuno ovviamente vive il suo singolo momento storico, la sua singola vita, e che non, e normalmente non ci voltiamo a guardare alle vite degli altri o alle vite di chi ci ha preceduto. Però credo che già se potessimo con un pochino di distanza dire, ma se fossi nato nel 1700 in una famiglia di un certo tipo, probabilmente la mia vita sarebbe stata tutt'altra e molto peggiore. E questo è un primo aspetto. Credo che dal nostro punto di vista, invece dal punto di vista di chi fa questo lavoro, e da quello che possiamo provare a condividere con gli altri, credo sia la bellezza del fare le cose con gli altri e per gli altri. Stiamo parlando di dono. Il dono è ovviamente quella bellezza che credo che noi tutti percepiamo anche nel vedere che anche quando doniamo soldi, qualcosa di molto, che sembra molto pragmatico, molto concreto, in realtà riusciamo a in qualche maniera a sentire un sentimento di gioia e di soddisfazione. Ma poi c'è tutto quella condivisione che è fatta dal volontariato, dalla condivisione con storie che ogni giorno, persone che ogni giorno si impegnano per migliorare il nostro mondo. E se dovessi consigliare qualcosa alle persone che ogni tanto lamentano la difficoltà di vivere in questo mondo che è sempre più pieno di notizie che ci bersagliano su situazioni drammatiche, e per alcuni obiettivamente lo sono, però è quello di provare a mettersi in gioco, di provare a dedicare parte del loro tempo allo stare insieme agli altri nel cercare di affrontare i temi, e trovare in quella condivisione, in quel lavoro congiunto, in quello sforzo comune, in realtà quello che ci rende splendidamente umani. Cioè quello di sapere che come gruppo
di persone noi possiamo portare delle soluzioni, possiamo cambiare, se non tutto il mondo, almeno il nostro piccolo orticello o quello che ci capita attorno. E credo che questo è una cosa che chi fa il nostro lavoro, chi lavora professionalmente all'interno del terzo settore, in ognuno dei ruoli, a me è capitato di fare per anni fundraising e comunicazione, adesso faccio il direttore di un'organizzazione che si occupa dei diritti dell'infanzia, però una delle cose più belle è questa condivisione continua con le persone, che a volte, come raccontavo prima, può anche ferirci, ferirci perché siamo inadeguati, non perché ci sentiamo inadeguati in quel momento, però poi in realtà, almeno nella mia esperienza è sempre stato così, ci dà anche quella forza di guardare avanti e dire mi devo impegnare forse un po' di più, ma questo è quello che ho scelto di fare, quello di provare a lenire alcune di queste ferite. Io credo che questo è un contributo che noi possiamo dare e che mi piacerebbe condividere con tutte le persone che incontro. Personalmente poi ho anche un figlio e non so se ci riuscirò, ma tra i progetti di vita è sperare di passargli anche un pochino di questo approccio alla vita, possibilmente meno pessimista o lamentoso, ma più consapevole del fatto che alla fine non siamo onnipotenti, però insieme alle persone possiamo provare a fare qualcosina di meglio nel mondo. Infatti hai iniziato proprio tu a parlare di speranza, ci puoi raccontare, fare un esempio rispetto a quello che state facendo, che avete fatto, che hai visto negli anni, che dia ragione di questa speranza, anche quando magari non ce n'era? No, guarda, io, una delle cose che sicuramente mi ha molto cambiato anche un certo tipo di approccio mio personale, ma anche dell'organizzazione, è stato come il Covid ci ha costretti in qualche maniera a riflettere su noi stessi e di fatto ha modificato il modo in cui noi stavamo lavorando. Siamo a Milano, parliamo da Milano, a noi è capitato, come a tutti credo, no? Di essere confinati a partire dalla fine di febbraio del 2020 a casa, a volte impotenti. Cosa facciamo? Vedendo le persone magari dei nostri quartieri che improvvisamente perdevano il lavoro, che scivolavano da una situazione di normalità a una situazione di povertà, lì davvero con un peggioramento della propria condizione di vita. Ecco, una delle cose che è successa in questi anni è che già a partire da quel momento io, per esempio, ho cercato di fare volontariato nel mio quartiere, ho cercato di a un certo punto capire come noi come organizzazione, io come persona innanzitutto, ma noi come organizzazione, come potevamo intervenire. E a parte incontrare tanti volontari e tante persone che in quel momento di confinamento però riuscivano a uscire di casa comunque, a fare la spesa ad altre persone, a portare la spesa a casa di queste persone, e cosa che poi ho fatto anch'io, ho visto come in realtà questo collante di solidarietà sia riuscito davvero in quel momento ad arginare moltissime situazioni che potevano diventare drammatiche. Poi per noi come organizzazione questo ha significato in realtà accettare tutta una serie di nuove sfide che per esempio una città come Milano ci hanno portato a distribuire, ci portano ancora oggi a distribuire in un contesto obiettivamente impoverito dalla crisi, dall'inflazione, da mille altre, negli altri contesti, a più di 700-800 nuclei familiari ogni settimana cibo, a moltissimi ragazzi e ragazze delle periferie attività educative, laboratoriali o addirittura di integrazione lavorativa, che in qualche modo, oltre a portare speranza, che è l'espressione che dicevamo prima, ma in realtà cambiano concretamente le possibilità e le opportunità che quelle persone avevano. E credo che questo è un esempio di come in realtà possiamo essere trasformativi nelle cose che facciamo. Ed è, credo, poi il motivo per cui alla fine facciamo questo lavoro, perché altrimenti non credo che avremmo dedicato tutto il nostro tempo, il nostro impegno a quello che facciamo se non avessimo pensato di poter cambiare almeno in piccolo, almeno un poco, le cose che ci stanno attorno, se no saremmo stati presi alla rassegnazione. Non mi appartiene questo sentimento. Si capisce. condivido molto, e sicuramente credo che anche per la mia esperienza il nostro lavoro ci aiuta
a guardare, insomma, oltre noi stessi, a partire appunto dalla propria comunità, perché appunto ci sono difficoltà, problemi lontani e vicini, però veramente c'è tanto di positivo, no? che possiamo dare noi, ma anche vedere di generativo nelle persone che si impegnano quotidianamente e nelle organizzazioni che hanno un impatto sui territori. A me piace, insomma, pensare alla comunità come qualcosa che non ha confini, quindi non c'è un vicino e lontano. E quindi mi ritrovo molto in quello che dici. E in questo, no, in questo percepito di cui parlavamo, ovviamente la comunicazione gioca un ruolo fondamentale. E anche noi come professionisti del non profit, tu dicevi ti sei occupato per tanto tempo di fundraising e comunicazione, sappiamo quanto le parole poi sono importanti. E sulle parole a Milano Non Profit ci piace riflettere, perché sappiamo che comunque il linguaggio è importante e anche questo, no, genera un cambiamento. E quindi ti chiediamo due parole che vuoi condividere con noi. Una che è una parola che ti sta a cuore, diciamo, che vuoi tenere, e invece un'altra parola che vorresti che venisse cambiata o venisse un po' meno utilizzata, ecco. Allora, diciamo che, preso così alla sprovvista, ti dirò una parola adesso che magari, se mi avessi fatto questa domanda ieri o domani, sarebbe stata diversa. Però la prima parola che mi è venuta in mente mentre stavi formulando la domanda è stata responsabilità, ed è quella che vorrei tenere. Perché, parlando di comunicazione, e un po' riallacciandoci a quello che dicevamo prima, io credo che chi ha fatto comunicazione, ma questo vale per chiunque abbia fatto comunicazione in qualsiasi contesto, qui si fa comunicazione, in azienda si fa comunicazione, e chi nel nostro settore se ne è occupato, ha la consapevolezza degli strumenti, ha la consapevolezza dei messaggi, dovrebbe averla almeno, si spera, e fondamentalmente questa consapevolezza dovrebbe essere accompagnata sempre da una forte responsabilità. Adesso, non voglio citare i classici marvegliani, però l'uomo ragno, da grandi poteri, grandi responsabilità, no? Perché dobbiamo sempre citare questo, il filosofo. In realtà, però, è vero, no? Nel momento in cui tu hai una consapevolezza, hai gli strumenti, hai un potere. E il nostro potere a volte è anche legato al fatto che noi approcciamo le persone in una relazione di fiducia. Alcuni non si fidano, lo sappiamo, però chi è vicino a noi, chi ci segue, in realtà lo fa perché si fida di noi. E abbiamo la responsabilità di non usare quella fiducia, secondo me. Quindi questa è sicuramente la parola che vorrei tenere. E questo lo dico anche rispetto ad alcune modalità di comunicazione che possono essere sicuramente efficaci dal punto di vista della raccolta fondi, perché non lo discuto, ma su cui ogni tanto dovremmo interrogarci su quali sono gli impatti che hanno nel breve, nel medio e nel lungo termine sul percepito delle persone. Perché io non posso semplicemente tornare a casa e dire ho fatto più 20% se faccio raccolta fondi, perché altrimenti vado a lavorare in azienda e a vendere, adesso non dico cosa, perché sennò sembrerebbe un attacco a qualcuno, però io credo che debba tornare a casa dicendo ovviamente sono riuscito ad aiutare più bambini, nel mio caso più ragazzi, ed è quello che devo fare, ma se quel 20% in più l'ho raggiunto con una modalità di comunicazione che sul medio e lungo periodo può provocare in realtà quel percepito di insicurezza, di sfiducia, o anche può perseverare alcuni stereotipi, per esempio, ecco, io preferisco evitarlo. E credo che questo sia un pezzo della responsabilità. Ma credo moltissimi colleghi condivido questo approccio, e sicuramente chi nella mia organizzazione Terre des Hommes lavora in questo ambito. Questa è sicuramente quella che vorrei tenere. Quella che vorrei eliminare, anche qui mi cogliete totalmente alla sprovvista, sicuramente
vorrei eliminare parole come pessimismo, come rassegnazione, come ho tutta una serie di parole che stanno in quell'universo semantico, però perché non sono affetto dalla sindrome di Pollyanna, adesso qui non entro nella definizione di cosa sia, ma visto che quando facevo lezioni ogni tanto portavo Pollyanna. Beh, ma noi boomer Pollyanna la conosciamo. No, gli altri no, e va bene, ma quindi, però ecco, non voglio entrare in questo approccio, non è il mio, sono molto realista nelle cose in realtà e sono, penso di essere una persona anche razionale, però il portarci dietro invece la rassegnazione, il pessimismo, in realtà non, è una forma di pseudorazionalità, ma che anche quella, come l'ottimismo esagerato, in realtà non ha a che fare con i fatti. Poi sta a noi decidere se vogliamo agire, vogliamo darci da fare, oppure vogliamo starcene a casa nostra, sul divano, e per carità, e rimanere fermi lì. Io sono anche un pantofolaio, per cui non è che non mi dispiace stare sul divano, ma ritengo, credo sia importante nella vita provare a dirsi nella mia vita voglio anche darmi da fare per migliorare il pezzo di mondo che mi sta attorno. Ecco, e quindi fondamentalmente me lo dico anche, diciamo, anche attraverso un percorso personale, perché non è soltanto che ci sono state fasi della vita in cui pessimismo e rassegnazione sembravano trionfare, e credo che ci siano nella vita, certo, di tutti quanti, certo. Quello che mi sono portato dietro da una serie di esperienze è il più possibile, se posso, quelle parole lì le metto da un'altra parte. Poi magari un giorno verranno di nuovo a farmi compagnia, ma spero di avere gli strumenti per dire vabbè, ok, stiamo un attimo insieme, però poi ve ne andate, perché... Anche perché, avendo a che fare con i bambini, con il futuro, non si può già partire con la rassegnazione. Sì, se partiamo così, ma lo penso, lo dico poi, lo vivo in famiglia, cioè ho, certo, un figlio, non, mi sentirei davvero, cioè, dalla parte del torto, è una delle cose su cui cerco di stare molto attento, no? Di non dargli l'idea che esista la sfortuna, il cattivo destino. Non siamo, dicevo prima, non siamo onnipotenti, non possiamo pensare che tutto davvero è il frutto del nostro impegno e basta, perché viviamo in un mondo complesso. Però in realtà il modo in cui noi reagiamo alle cose, il modo in cui noi elaboriamo quello che ci succede, quello dipende da tante cose, ma possiamo lavorarci in qualche modo. E credo che questo è quello che appunto mio figlio cerco di lasciare, no? C'è il momento di sconforto, il momento di dire ma mi va tutto male, no? Ecco, non devi pensare però che quella cosa lì sia una roba che sia un destino segnato. E questa cosa credo che valga però per tutto quello che affrontiamo anche nel nostro lavoro. Oggi viviamo situazioni molto drammatiche. E una delle cose che continuo a dire quando poi mi viene chiesto di parlare, per esempio, del conflitto israeliano-palestinese, è che dobbiamo smetterla di continuare a guardare al passato, perché se guardiamo al passato ci sarà sempre qualcuno che avrà ragione, e poi arriverà qualcun altro che dirà ma prima, e poi arriverà un altro che dirà ma prima ancora, e questa galoppata verso la ricerca di un prima è impossibile da arginare. Allora ognuno troverà la sua verità. L'unico modo che abbiamo in conflitti come questo è non dimenticare il passato, ma costruire sul futuro, perché altrimenti, partendo da tutto ciò che è andato storto fino adesso, non si potrà mai trovare una soluzione. E questo ha a che fare appunto con quell'abbandonare, quell'idea, abbiamo questa storia, quindi non si possono trovare soluzioni. No, abbiamo questa storia, quindi impariamo dagli errori che abbiamo fatto, cercando una soluzione, che non potrà mai essere ottimale, perché non esiste un ottimo per tutti che spesso è conciliabile con quello di quello che ti sta a fianco, ma deve poter essere sufficientemente buona da fare in modo che siano rispettati i diritti di tutti quanti. Questo credo che però valga più o meno sempre nella vita.
Ecco, un sano realismo in cui però responsabilità e speranza danno ragione del lavoro che si fa solidale, danno ragione anche di una solidarietà che va anche oltre la missione, in questo caso di Terre des Hommes, perché la cosa interessante che noi stiamo scoprendo, condividendo insomma, quelli che chiamiamo i professionisti del dono, è proprio questo, che non parlano strettamente solo di quello che fanno, ma danno dei ganci che permettono. Recentemente è uscito per esempio un rapporto di Nomisma che ha dato una descrizione, un ritratto dei giovani dai 14 ai 19 anni abbastanza disperante se uno guarda solo ai dati, però poi rispetto a quello che tu dici tu ci sono anche le soluzioni. Sì, quindi è un valore educativo, il lavoro che si fa ha un valore educativo sia nella raccolta fondi che nella comunicazione. E se posso, ma non so, certo, quanto tempo abbiamo, ma giusto, no, parlando di giovani, anche lì mi piacerebbe uscire da questa retorica del i giovani sono tutti un cumulo di disgrazie, torniamo sempre, abbiamo, tutti siamo stati giovani, tutti abbiamo vissuto e non ci sono più i ragazzi di una volta, ecco, io ho la fortuna per il lavoro che faccio, per l'impegno che Terre des Hommes ha preso negli ultimi anni, di incontrarne tanti, di ragazzi e ragazze. Proprio in quella fascia d'età, tra l'altro, un incontro di più, proprio nella fascia adolescenziale, che non in fasce di bambini più piccoli. E francamente io ogni volta che li incontro, dico, dove sono questi debosciati, questi violenti? In realtà trovo una marea di ragazzi e ragazze piene di stimoli, pieni di anche desideri, che probabilmente oggi si portano dietro sogni diversi da quelli che potevo avere io, che vivono la società in maniera diversa da come l'avevo io, ma come l'avevano ancora prima di me, ovviamente. Certo. Ma va bene, ci sta, però se devo guardare a quello che le cose a cui aspirano, quello che sognano, non è che sono tutti lì che desiderano diventare influencer di rete o l'unica cosa a cui davvero pensano è fare soldi in due minuti o che siano così privi di empatia nei confronti, ma non è vero. Sono quelli ricchi di risorse. Sono ricchi di risorse e credo che questa sia appunto la nostra speranza per il futuro. Anche un compito educativo degli adulti. Esatto, il compito educativo degli adulti. Responsabilità. Ma è anche il compito educativo ovviamente che abbiamo, ma è anche la responsabilità di valorizzare il buono. Perché se poi continuiamo a raccontare soltanto la depressione, il pessimismo, la mancanza di valori e via scorrendo, in realtà, a parte dire falso, perché stiamo raccontando un pezzettino piccolo della realtà, ma poi in realtà non diamo speranza, non valorizziamo l'impegno delle persone. Allora, uno perché deve impegnarsi se alla fine nessuno riconosce che in realtà sta provando a fare nel suo piccolo una piccola differenza? Io credo che questa cosa qui dobbiamo smettere di dirla. È uno dei vezzi, no? In genere dei media, ma anche in famiglia e anche prima era sempre meglio, ma no, dai. E i ragazzi che incontro hanno voglia di partecipare, hanno voglia di mettersi in gioco, hanno voglia anche di fare volontariato, hanno voglia di conoscere il mondo. Non tutti, per carità, ma non è mai stato così. Non è mai stato così, infatti. Grazie, grazie mille, grazie a Giulia e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Spero che queste parole, l'incontro di oggi, verrà condiviso proprio perché può essere generativo. Grazie davvero e alla prossima puntata di Milano Non Profit.